Salve a tutti, buongiorno, ben arrivati. Voilà, Cesare, il babbo Carlino già è andato in pensione. È finito Natale. È da ieri è andato in pensione. Ieri era il suo primo giorno di pensione. Però tornerà l'anno prossimo. Forse, chi lo sa. Scusate se sono senza voce, ragazzi, ma questa mattina la tosse mi ha completamente devastato. Cioè, sono stato tipo un'ora a tossire. Quindi sono rimasto senza voce. Questa l'avevamo già letta. Ah no, de devo andare a letto. Devo andare a letto, ovviamente. Figuriamoci. Figuriamoci. Velvet Room? Velvet Room! Sono curioso di sapere che cosa accadrà adesso. Ah, beh, grazie, Caroline. どことなく Ciao Redox, buongiornissimo, ben arrivato. Come la va? Tutto bene? Sei stupito, Igor? Oh, resta qua con noi, Redox. Resta qua con noi. Non lo diciamo a nessuno. Tranquillo. Con noi sei al sicuro. Resta qui, con noi e con Mishima. Mishima ti aspetta. Ti devo molto, è vero. Oh! Quindi non ho finito. Cioè la mia riabilitazione non è completa? Ah, però a breve sarà completa. Ok. Cosa? No, ragazzi, c'è qualcosa che non mi torna. Non è che... No, ma Morgana dovrebbe essere una creatura del metaverso. C'è una versione cognitiva di Morgana? No. Oh. Io non riesco a capire se quella è una versione cognitiva di Morgana o è lei che si ricorda qualcosa. Ah, lo dobbiamo scoprire, ragazzi. Però se siamo arrivati a, siamo tornati al 9%. Tattara, e che c'è morto? Tattaratta. Tattaratta. A che c'è morto? Tattaratta. A che c'è morto?
della canzoncina che ci morto, ragazzi. No, l'ho fatta io. Spero sia di vostro gradimento. A me piace molto. Perché dice che ci morto. A che ci morto? さてと。Yeah. Futaba. Un attimo. Chi altro c'è? Ryuji. Un attimo. Chi altro c'è? Yusuke. Un attimo. Chi altro c'è? Haru. Haru, quanto scrivi? Allora, quindi abbiamo Futaba non sale, Yusuke e Ryuji non salgono, Makoto è al massimo, Haru sta per salire. Allora, prima andiamo a Shinjuku. Scusate ragazzi, ma veramente, veramente la tosse questa mattina è praticamente costante. Allora, vorrei l'affinità con Futaba. Vai. Perfetto. Perché Futaba ancora la dobbiamo portare a livello 10. E andiamo con Haru. Dov'è Haru? Sta qua Haru. Sta qua Haru. Tan tan. Ah, io devo piantare i carciofi qua. Ah no, ancora devono crescere. Haru? Bella, sorè. Ah, già, quello che vuole comprare le sue stock option. Sì, ma com'è il Big Bang Burger? Ma è sua la catena? Cioè, fammi capire, non, cioè, tu mi stai invitando in un posto che possiedi e poi devo pagare anch'io? Cioè. No, non l'ha venduta, c'ha ancora le azioni maggioritarie. Cioè, praticamente se lei paga la sua parte, da una parte li fa uscire e dall'altra parte li fa rientrare, non ho capito. No, non fidarti di nessuno. Me l'ha insegnato Mulder. Ah, ma c'è ancora il ragazzo. Questo ancora non ha mollato il tipo. Ancora con questa storia. Beh, ma questa comunque ha dei problemi. Cioè. Che ci deve essere un'altra strada. Cioè, ma era un matrimonio organizzato dal padre per creare la sua carriera politica, cioè non capisco. Ah. No, non avevi scelta.
Cioè, no, vi giuro, non capisco qual è il problema. Questo è ancora a livello 5, ragazzi. Eh no, non ce la faremo mai a portarla a livello 10. Tan tan tan. Oh, ohia, no. Ohia. Quante volte hai vinto a PUBG? Una sola. Abbiamo vinto una volta sola. E da solo mi sa che non sono mai riuscito ad arrivare al di sotto dei primi 5. In gruppo ci siamo arrivati tante volte sotto i primi 5, ma abbiamo vinto una volta sola. Ah, passiamo il tempo con Sojiro. Cioè, non è che abbiamo nient'altro da fare. Tan 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 tarat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 
verso dopo le 11 ci riproviamo, Cesare. Sì, dobbiamo aspettare praticamente Shido. Però apparentemente dobbiamo fare questa cosa di Morgana anche dopo Cesare. Ah, tanto non mi può interrogare nessuno. Perché non ci sono. Ah, stupidi. Non capisco perché la mattina non mi fa far nulla. Ciao pinguino! Come non voglio finire il gioco? Certo che voglio finire il gioco. Ah, è vero, c'è anche qua il tipo. Un attimo. Come la va, pinguino? Tutto bene? Takemi sta al massimo, Enryuji, Makoto e Haru stanno al massimo. Shinya non è passato. Facciamo Shinya, dai. Quello ce l'ho, questo ce l'ho, vero? Eccoci, Shinya. Vabbè, tanto no, non è che abbia niente da fare. A Nakamise Street lo dobbiamo portare? Andiamo a Nakamise Street. Ma no, ma andiamo a mangiare, che ci frega del tempio? Cane e signora, tutto bene? Mi sta uccidendo la tosse questa mattina. Infatti sto perdendo lentamente la voce, pinguino. Non lo so perché, mi sono proprio svegliato tossendo, ho tossito tipo per un'ora di seguito. E Ningyo Yaki da... Io non so che cosa sono i Ningyo Yaki e neanche i Dango. Però proverei Ningyo Yaki, Dango.
altri mi sembrano preoccupanti. Tango. Ningyo Yaki. Pi pi pi. Ci dobbiamo credere, ragazzi. Ma certo che cambierà. Ovvio che cambierà. Qui c'è. Ma Sojiro. No, non, cioè, non riesco proprio a. Ad alzarlo di livello. Beh, tranne quella cosa di Morgana, pinguino. Mi manca solo da capire quella cosa di Morgana. Taratatatarara. Taratatatatarata. Stai molto calma, Morgana. Eeeh, Futaba! Un attimo. Sì, sì, ma state calmi. No, non me l'aspettavo fosse il figlio di Shido. Mi è piaciuto come è morto. Cioè, che praticamente si è sparato da solo. Allora, passiamo il tempo con... No, finiamo Futaba. Finiamo Futaba. Che mi sa che sto dentro, però. Ah no, eccola. Vediamo un po', dove la portiamo? La portiamo... Qui ce l'abbiamo già portata. Portiamola al parco, dai. In camera, come sempre. Ma che poi è... Questo è l'unico parco del Giappone senza panchine. Fatemi capire, perché cioè siamo sempre seduti sulla staccionata di legno. Ta 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 ta. Ah, che ci morto? Ta 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 ta. Morto! Morto! Ta 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 ta. Se proprio dobbiamo camminare. Che gli fosse andare. Ma tanto non vuole niente. Mi pareva. Vabbè dai, però le giornate le stiamo facendo passare velocemente. Tan 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 tan. Ah, Sojiro questa sera non ce lo fa. Non ci fa passare il tempo con Sojiro. E allora ce ne andiamo. Dove ce ne andiamo stasera? Andiamo a pescare? Che non c'ero mai andato. Ah, però è Profensi.
Oh, che fregatura. Oh. Vabbè, facciamolo. Proviamoci. Tantara, tantara. Ho solo questa. Ok. 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 Sono pronto. Ma no, non sta abboccando nessuno. Dannati pesci. Sono una fregatura questi pesci. Ma ragazzi, questi pesci sono una fregatura. Pronto, pesci? Ciao Kong, buongiorno, ben arrivato. Nana. Pesci, pronto? Ma dannazione. Forse devo prendere per forza quello piccolo, perché quelli, quello laggiù in fondo. Ma mi ignorano, ragazzi! Mi stanno ignorando. Ma quello ci stava per venire, ma ci ha ripensato. Ho solo questa, Cesare. Mi ha detto che potevo catturare quelli piccoli. Ah, aspettate, scusate. Io adesso la butto qua in mezzo dove ce ne sono mille. Pesci, pesci. Lo vedi che non la boccano? Stupidi pesci. No! Nana, Morgana, cioè se non abboccano, non abboccano, non è che se fai nana, cioè. Perché poi quello piccolino, guardate dove è finito. E non ci arrivo proprio laggiù. Cioè c'è quell'altro a sinistra, ma mi sa che è della stessa dimensione. No, no, non sono proprio interessati. Quindi sono proprio solo quelli piccolini, tipo quello laggiù. Cioè, no, non ne posso prendere altri tipi, ragazzi. Tipo quello. Cioè, gli altri tipi me li devo proprio dimenticare.
Certo, continuiamo a pescare, cioè, voglio i premi. Cioè, io sto facendo tutto questo per i premi. Tanto adesso ho capito. Ah sì, le posso prendere, ma per prenderle Kong devo pescare pesci e far punti. Perché no, non le posso comprare con i soldi, le posso prendere solo con i punti che si fanno tramite la pesca. No, troppo lontano, vero? Tanto mi sa che posso pescare solo altre 3 volte. Vai giù dagli squali. Ok. Ehi, winner tag! Dov'è quello piccolino? Non ha spawnato quello piccolino? No, come non ha spawnato quello piccolino? Sarà questo? Sarà quello? Sarà questo qua, ragazzi? Ok, ma fatemi capire, di quello piccolo ce n'era uno solo? Mi sa che è l'ultimo, vero? Troppo lontano? Sì. E mi sa che abbiamo finito. Ma tanto Profensi già ce l'abbiamo al massimo. Sessanta, 120 punti, 50 punti, 100 punti. Uh! 320 punti abbiamo fatto. Cavolo. Vediamo un po' che vende. Potremmo comprare. No, aspettiamo per prendere la Miracle Rod. Ah, aspettiamo, dai. No, non so neanche se ci torneremo mai più qua. Però, che non avevo proprio un tubo da fare questa sera. Non c'era nessuno da vedere. Che c'è morto? Che c'è morto? Sì, una volta lo erano. Cioè, oramai anche Shido tra un po' diventerà storia vecchia. Manca veramente poco. Anche questo, cavolo, sta a livello 4. Certi purtroppo mi sa che no, non fare. Futaba sale di livello. E Shinya sale di livello. Ma Futaba a che livello è arrivata? Vediamo un attimo. Perché se ci manca l'ultimo anello con Futaba chiudiamo Futaba e poi pensiamo a Shinio.
Vediamo un attimo. Eh sì, dai, finì a Futaba. Oh cavolo! No, mi sa che mi sono sbagliato. Cavolo. È la flu season. Sarei dovuto andare nel mio evento per farmare la Reaper, Cesare. Me ne sono accorto adesso. Non posso più andare. Cavolo. Sumagai, tsui jikan o wasuresatta. Sono Dannazione, troppo tardi. Chissà se c'è un altro giorno. L'altra volta erano due giorni di seguito. Nanka ne, mai kita no to onaji basho nano ni keshiki ga chigatte mieru. Magari anche questa volta.世界がどんどん広がっていくんだ。毎日いろんな発見がある。宗次郎の寝癖の向きとか、四茶の街並みとか、コーヒー豆の種類。世界は昨日と同じように見えても、毎日少しずつぐるぐると変わってく。頭では知ってたよ。でも 自分もその中にいるんだって感じたことはなかった。私もみんなと一緒にちょっとずつ変わっていきたい。 Scusate ragazzi, tosse. Ce la puoi fare. うん。今ならそう思える。あのね、 かなちゃんなんだけど、 バイト始めたってメール来た。 コンビニで働いてるみたい。高校生と同じことできたって喜んでた。でな、バイト代で参考書買ったって、高校受験するって。かなちゃんも新しい世界に出ていこうとしてる。今は海斗団が大事だし。でも Vabbè, tanto non c'è fretta, Futaba, dai. Con tutta calma. Ricordo. You da man. Ma, 私は自分じゃ手に入らないもの。そんなことないって？ううん、そっちこそ忘れてる。私一番最初からすっごい大きなの。あ、し。命を。ああ。ありのままでいいって教えられたし、お母さんを信じろって教えられた。 死んでた私が生き返った。だから私、怪盗団で恩返ししたい。仲間のため、誰かのためって思うと、知らなかった力が湧いてくるの。我は汝、汝は我。汝ここに。 ちぎりを決明の絆へと転生せしめたり、絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、忍者の究極なる非凡に目覚めたり、無人の力を汝に与えん。ダラダラダッダン。よし。
Ongyoki? È diventata una sfera? Shata! Buongiorno a tutti, ben arrivato! Come stai questa mattina, Shata? ok. Devastato dalla tosse questa mattina, Shata. Non riesco proprio a smetter di tossire. Veramente fastidioso. Yo. Lo sciroppo di casa, eh. Allora, Sojiro passa di livello. Passiamo il tempo con Sojiro, così ci passa di livello, dai. Cioè, ci vorrebbe Cesare. Però ho preso lo sciroppo vero. Ok. Non fare bollire l'acqua troppo? Ok. Taratatatarara. Dimmi di più. Taratatata. E il carry. Chi è? Ancora quel tipo. Nel governo. Interessante. Cavolo, eh. Nah, fregato. Figurati, Sojiro. Molla il livello successivo. E sta a livello 2. Ah no, a livello 4. E posso fare il carry che ridà gli SP a tutti? Ah, ok. È tardi? Vediamo se domani c'è anche la flu season. Speriamo di sì, Cesare.
Niente, Kindness al 5 ce la possiamo proprio dimenticare, eh. Tattaratta. A Kechi Morto! Cavolo, la potevo chiamare a Kechi Morto? No, vabbè, sarebbe stato troppo spoiler. Ehi, ancora Blue Season! Adesso andiamo un attimo. State calmi, ragazzi, troppa gente. Troppi messaggi. Allora, punto 1, si salva. Punto primo, si salva. Punto secondo, andiamo da Chiaia. Ci facciamo la lettura per trovare più soldi nei memento. Perché siamo a corto di soldi. E dovrebbe essere money reading. Andiamo a farmare pinguini. Andiamo ad esplorare pinguino. No, non si farma qua, si esplora. E mi sa che abbiamo anche tipo due o tre bersagli nel memento. Ah no, uno so... Cosa? Rank S? Oh! Rank S! A che ci morto? Adesso la facciamo, Cesare. A che ci morto? Morto. Morto. Ok, allora. Ci siamo, ragazzi. Andiamo intanto giù. Meh. Perché c'è gente infame, Anne. È questa la verità. Perché c'è gente infame. Sì, Satana va bene, dai. Vediamo in che cosa si trasforma. Wow! Ma ha dei funghetti che gli crescono intorno. No, becca di questo. No, becca di questo. Bam! L'ha sentita tutta.
No! Ma che... Ma dannazione! Grande Futaba! Quanto gli tolgo per far corpo? E gli tolgo 388. Cioè... Io dai che usavo le magie. I soldi, ragazzi, i soldi. Seb, buongiornissimo, ben arrivato. Come la va, Deb? Tutto bene? Come sta la tua conca? Heiten Robe? Questa era quella di livello A, mi sa. Com'è la Heiten Robe? Oh, la mettiamo a Makoto e a N gli mettiamo la Steel Chef Vest, Aru Magella Robe e basta. Ah, sei tornato a casa oggi? Da ieri? Allora, intanto togliamoci questi. Togliamoci un po' di... un unicorno! Quanto gli togliamo? Oh! Interessante. Non lo ucciderem. Grande. Wow, e questo era l'oggetto raro, la blank card. Cioè, chissà che mi aspettavo. Però mi devo cambiare la persona, ragazzi, perché Satana è arrivato a livello 99. Siamo Gabriel. Chi è Ose? Ah, già ce l'avevo Ose, che schifo. E Dominion. Ma sì, dai. Power. Ok, direi che questo è un ottimo posto. Allora, ragazzi, intanto che aspettiamo per la Reaper, mi assento 30 secondi, torno subitissimo.
Eccomi ragazzi. L'altra volta non mi ricordo quanto tempo ci aveva messo la Reaper a comparire. Mi sa tipo 5 minuti, vero? Mi sembra 5 minuti. Se ricordo bene. Cioè, più che altro... No, spero in tanti soldi. Come mai cerchi il Reaper per fare tanti soldi e per farmare tanta esperienza, così mi costano di meno le... Perché volevo evocare determinate persone. Cioè, le volevo fondere. Il problema è che col fatto che sono più alte di livello del mio personaggio, mi costano un'enormità Yoshi, mi costano tipo 300.000 yen. E non ce l'ho. E dato che ne devo fare tante... di fusioni, mi sa che ne devo fare ancora 4. Cioè mi costa tipo più di 1 milione di yen. Se la differenza... Ah, eccola! E ci mettiamo veramente troppo. Buona PMP, buongiorno, ben arrivato. Eccola! Ma si è buggata la Reaper, ragazzi! Ragazzi? Ma ho mangiato veramente tanto. Ho mangiato veramente troppo PMP. Ma troppo, troppo, troppo. Compresi poi, calcolando anche gli avanzi e tutto il resto. Ah no, no, a Monster Hunter no, non ci ho giocato per niente. Tu l'hai provata? Divertente? Ah, non dà soldi? Ah no, eccoli, 3.500. Allora, mi sa che là... Masio Dain. La potremmo mettere Ken Stack. Quindi se lo lasciamo insieme a Wind Boost, dovrebbe sommarsi. Dobbiamo fare break. Warpal Braid. Mi sa 6 Cesare. O 5 o 6. Ah,
Ripple che fa? Ah. Lo mettiamo al posto di Triple Down. Allora, mi sa che per farne comparire un'altra dobbiamo scendere di livello, ragazzi. Cioè, dobbiamo cambiare livello, perché l'altra volta avevamo aspettato, ma non era ricomparsa. Cioè, non so se, se può comparire una sola volta ogni volta che entriamo nei memento, o se può comparire una sola volta per livello. Facciamo così, allora noi ci esploriamo questo livello, poi scendiamo giù e vediamo se ricompare. Facciamo così, due ceste. Base Lard. Base Lard è per noi? Che schifo. Tan 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 tan. Ah dai, vabbè, questi proprio. Ah, perfetto. Rip. Ok. Ah, cavolo, c'era un'altra parte da esplorare. Vabbè, troppo tardi. Allora, ci spostiamo. Ci troviamo un altro vicoletto come quello di prima. Au. Au. Ma che... Cioè, veramente... Oh! Oh oh! Oh oh! Cavolo! Grande! Preso! 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 Questo mi mancava, ragazzi! È al posto di... Eccolo qua, di Deathbound. Tre Kirin. Questa chi è? Ah, ce l'ho? Vabbè, ci fai niente col... Ah,
È l'abilità che... che gli fa fare il critico. Quelle abilità hanno un elevato tasso di miss, però hanno un elevato tasso di critico. Quindi se colpiscono è facile fare il critico, se colpiscono. C'è qualcosa che gli posso fare per... No, questo lo uccidiamo comunque per forza. Nah, sempre blank card. Sì, sono buone. Taratta. Ancora non ho trovato però un vicoletto per la Reaper. Eccolo. Ok. Torno su, c'è anche una cesta. Torno subito, ragazzi. Un minutino, no, un minuto no, 30 secondi. Eccomi. Comparsa? No, non la sento. Chissà se compare. Cioè, dovrebbe comparire, credo. Non ne ho la più pallida idea. A meno che non devo uscire e rientrare. Aspettiamo un pochino, vediamo. Eccola. Forse compare una volta per livello, allora. È lei? Mi sa che è lei. Ah, si è incastrata. Pensa che la segna ancora rossa, oltretutto. Ma perché si bugga così quando si avvicina? Chissà se al 99 la segna ancora rossa. Ok.
Tattarattatta. Divine Pillar. 4 livelli abbiamo fatto. Colossal Physical Damage. Devo trovare il posto per salvare Cesare. New power get up. Blazing Gale. Sì. Questo potrebbe essere un problema. Lo mettiamo al posto di... Livello massimo in che senso, PMP del gioco? Perché vorrei vorrei avere un single target che non li ho praticamente più. Ok. Dannazione. Vabbè, sentite, snipe lo tolgo. Tanto c'è Cripple. No, togliamo Amrita Shower. Tanto lei come curatore non lo userò mai. No, Hit Riser non mi interessa. Il livello massimo del gioco è il 99, credo. Ah, 180. Aspetta però. No, resist brainwash. Pensavo di trovare una con l'hack per Futaba. Quello è nuovo. Ah no, è la Valchiria. Vediamo un po' quanto toglie Atomic Flare.
Ok. Ah, cavolo. Dannazione. Discesa? Discesa, perfetto. Ah, ecco, è chiuso. Ottimo. Cinquantacinquesimo piano. Cioè, ci siamo fatti 55 piani di memento, ragazzi, in totale. Di che se l'aspettava? 55 piani di memento. Questo è interessante. Io non me ne sono proprio accorto, ragazzi. Sono volati questi 55 piani di memento. Sono veramente volati. È stato proprio un attimo. Così tranquillamente. Uno va, fa un po' di quest. Ogni tanto esplora. Boom, 55 piani. Chissà quanti piani sono, Massimo. Cioè, in teoria, se quello è l'ultimo palazzo e poi manca Morgana, dovrebbe essere l'ultima sezione di Memento. Ma non penso, Cesare, perché... Cioè, oramai Shido l'abbiamo ucciso. Dovrebbe mancare solo la cosa di Morgana. Quindi alla fine... Cioè, penso che questa sia l'ultima sezione dei Memento. Al massimo, quanto sono stati lunghi? Mi sa che quello più lungo dei Memento erano tipo 7-8 piani. Quindi forse in totale sono una sessantina di livelli. Mi sa che il gioco più bastardo, cioè quello con il dungeon finale opzionale più lungo che ho fatto, era Parasite Eve. Che c'era... Mi sa che era l'Empire State Building che aveva 100 livelli. Ogni 10 livelli c'era un boss. E ieri sera ci abbiamo giocato PMP. 100 livelli, ragazzi. Quello è stato veramente pesante per vedere il vero finale del gioco. Mi ricordo la prima volta che l'ho fatto non ce la facevo più, perché poi son piani singoli. Devi entrare con mille oggetti, mille poteri, il PvP. No, il PvP mi piace, cioè è il gioco che da solo mi fa un po'... perché avevo fatto una promessa, quindi o quello o Fortnite, e tra i due... Però devo ammettere che in gruppo mi ci sto di... No, Fortnite non ce la faccio proprio, PMP, mi spiace. Mi spiace. Ta ta ra ta ta. Okay.
Ma perché ho Bugs con me? Ah, forse perché prende lo stesso esperienza. Questi li avevo presi. No, vabbè, ma... cioè, sono proprio uno scherzo. Ok. Speriamo di riuscire a fare... un'altra volta quest'arma... Eppure, cioè, è possibile che... Allora, scusate, questa sezione dei memento si sblocca dopo che abbiamo fatto il palazzo di Shido. Com'è possibile che troviamo armi meno potenti di quelle che abbiamo trovato nel palazzo di Shido? Cioè, in teoria dovremmo trovare armi più potenti, perché si sblocca dopo. No, non capisco. Tattarattattan. Dici di arrivare direttamente al 99? Perché non mi sa che non ci sono summon di 99, Cesare. Se ricordo bene, mi sa che l'ultima summon è quella che abbiamo fatto noi tipo di 92. Però tu dici ci stiamo. Questi anche ho, vero? Ma vabbè, che tanto non ne posso prendere più nessun altro. Vediamo se... ah, cavolo, sono tutti con... cavolo. Solo fulmine. Cavolo. Ah, immune. Cavolo. Troppo tardi. Spesso male. Ah, ecco perché avevo Bugs. Ce l'ho uno col fulmine. Perfetto. Mamma mia, 21.000 yen. Beh, 21.000 yen sono spettacolari, ragazzi. Ma quanti soldi abbiamo fatto? Ce li fa vedere da qua? No, eh. Vabbè, fa niente. E... ma insomma, c'era un gioco, ragazzi. Però no. Che avevo ritrovato la volta scorsa, perché stavo mettendo a posto i vecchi giochi della Play. Proprio della Play 1. E non so però se portarlo. Mi piaceva tantissimo, però effettivamente è un po' vecchiotto, un po' lentino.
Quindi non lo so. Però era veramente carino. Non sono mai riuscito a finirlo quello. Veramente non so neanche se ha una fine. Però mi faceva piacere, cioè mi sarebbe ripiaciuto giocarci un pochino. Azure Dreams. Però non lo so. Più che altro forse prima rifarei. È praticamente. È una. Non è proprio. No, non è proprio un roguelike perché il personaggio ti rimane. È un misto tra. Un dungeon crawler e i Pokémon. Praticamente tu sei un ragazzo che vive all'interno di un villaggio e c'è questa torre gigantesca che ogni volta che entri viene generata casualmente. E tu sei tipo un guerriero addestratore di animali, cioè hai la capacità di catturare i mostri all'interno della torre e farli combattere al tuo fianco. E ogni volta che tu entri, per PS1, sì. Ogni volta che tu entri ti resetta il livello del personaggio, ma non ti toglie né gli oggetti né i livelli dei pet. Quindi praticamente i pet, gli oggetti che tu trovi diventano la fonte principale della forza del personaggio. E tutto quello che fai poi fa crescere il villaggio, però non sono mai riuscito a finirlo. E è un po' lunghetto perché ovviamente essendo un gioco di ruolo giapponese, vecchio stile, c'è un bel po' di farming. Cioè le prime volte tipo entri, fai due piani, poi devi uscire. Però era molto molto particolare come gioco. Mi sa che hanno fatto anche il seguito, però non l'ho mai. No, non so se non l'ho mai preso, non l'ho mai trovato, non mi ricordo. Tattarattattan. Poi vabbè, avevamo anche da fare Demon's Crest. Quello è un grande gioco, ragazzi. Beh, bello, bello, bello. Mi ricordo che ci voleva un po' per fare il vero finale, perché bisognava prendere tutti i poteri sparsi per il mondo. Oh! Ah, ok. Ah, cavolo, pensavo. Che cosa era debole? Ma Ops. Ops. Ops.
Mi sa che è un po' esagerato. Ok, qua c'è la discesa. Che poi noi abbiamo ancora anche un bersaglio qua nei memento da fare ancora. Dovremmo trovare la rest area tra poco, ragazzi. L'ho visto sciogliersi. Io forse ho un pochino esagerato, Yoshi. È stato proprio un attimo. È stato veramente... fulmine era. Che cos'è? Ah, è forte a fisico, ok. Ah, cavolo, ancora vivo. Rip. Ho visto i messaggi, Cesare, ma non ho cliccato sui link perché ho acceso proprio tardi. Prima stavo tipo sul divano a morire per la tosse, praticamente. Quindi quando mi è un pochino passato, ho acceso e ho iniziato lo stream subito. Guarda, dopo li guardo. Potrebbe essere un problema. Mamma mia, ragazzi. Cioè, devo ammettere che all'inizio, rispetto a Ryuji, al personaggio principale, è molto debole. Ma cioè, quando inizia a prendere le magie potenti di fuoco, diventa veramente devastante. Specialmente con Concentrate. Da 4500 yen, cioè... Ah, scappa poi. Cioè, veramente... poco. Taratta. Cioè, non so se... Allora, possiamo vendere anche le armi che abbiamo trovato per fare un pochino di soldi. Però... l'abbiamo affrontata la Reaper su questo livello, sì, vero? Ah, mi sono dimenticato. Mi sa di sì. Ok, qua c'è la discesa. No? No, non l'abbiamo affrontata? Ok. Ah, forse avete ragione, perché avevo trovato subito quello con la gemma. Vero? Tan tan tan.
Grande Yoshi. E poi Anne è quella è la donna del lancio del gatto, ragazzi, cioè. Quella scena resta una delle migliori. Ma la faccia di Morgana quando viene lanciata è impagabile. Veramente impagabile. Comunque sono curioso. Cioè, allora, intanto sto rosicando che il prossimo Shin Megami Tensei lo fanno solo per Switch. E no, non mi sembra proprio una cosa giusta. Cioè, non capisco perché Persona lo devono fare esclusiva Play, pure quello dopo. Mentre Shin Megami Tensei deve essere un'esclusiva della Switch. Cioè, che senso ha? Ah, o li fate tutti per tutte le piattaforme, che poi non è neanche più esclusiva della Play, Persona, perché non lo stanno facendo anche per la Switch. Ma scusa, allora, gli sviluppatori, ok, sono diversi. Ma la casa produttrice non è sempre la stessa? E allora che senso ha? Perché ne volevo provare uno di Shin Megami Tensei. Però quello nuovo non ne sappia nulla, cioè se lo fanno bello quanto Persona 5. Qua abbiamo visto tutto. Sì, erano un po' così. Perché poi oltretutto so che sono anche più difficili. Allora, vediamo un po'. Facciamone uno a caso, dai, ragazzi. Facciamo Orlov a caso. Vai. Oh, Genbu. No, non... Cioè, oddio, io non ci ho fatto caso, Cesare. Forse per... Forse si trovano sulla Virtual Console? Ma Genbu è di livello 7. Perché mi sa che la Wii è un po' un problema attaccarla.
Cioè, la Wii U non è un problema. Mi sa che la Wii è però un po' un problema. Il biker non ce l'ho. Ma sì, però hanno lo store differente. Cioè, non so neanche se è ancora attivo, veramente. Trigger happy. Nah. Moloch non ce l'ho. Ah, con Gabriel? No. Dominion chi è? Ah, cavolo, Dominion mi serviva. Rangda? No, non me lo voglio togliere. Ah, sì, Cesare, stavo solo... Mi stavo togliendo un po' di persona per catturare quelle nuove. Stavo semplicemente... Che fa il Black Jacket? Sì, perché no? Stavo semplicemente facendo un po' di spazio. Ah no, è Counter-Strike normale. Power chi era? Ma potenziamo Arsene con Power. Tanto solo per i livelli, ragazzi. Che mi dà? Beh, che schifo. Potenziamo Rangda con El Biker. Sì, dai, va bene così. Tanto Rangda poi ce lo togliamo. Ok. Agilao. No, direi di no. E abbiamo finito, perché Gabriel ci serviva, Trumpeter ci serviva, Satan ci serviva, Bugs ci serviva, perfetto. A posto. Siamo pronti ad andare avanti. Tarattarattarattara. Sherry Root. E via. Ah, a proposito,
Mettiamoci Gabriel, dai. Però se abbiamo trovato la restare a livello 6, forse questi sono un po' più di livelli. Ah, c'è Narciso. Sono piccolini. Ma noi li squagliamo proprio. Li squagliamo proprio, ragazzi. L'unica cosa brutta è che se non facciamo l'all-out attack non prendiamo i soldi bonus. Quella è l'unica cosa brutta. Però mi sa che altre 4 Reaper, ragazzi, siamo arrivati a livello 99. Tan tan taran, tan tan taran, tan tan taran. Comunque ci mette veramente poco adesso la Reaper ad arrivare. Prima ci metteva tipo 5 minuti, adesso 1-2 minuti e compare subito. Dicevo, li devo vedere questi Shin Megami Tensei, perché lo stile di gioco mi piace tanto. Questo persona l'ho adorato, ragazzi. L'unica cosa è che ogni tanto le parti sociali ti impediscono di far tipo i memento, di farle. Cioè, al di fuori dei palazzi e dei memento. Cioè, i memento, una volta che hai visto tutti i livelli, non è che ci ritorni per farmarti gli oggetti, ma non è che. Cioè, l'abbiamo fatto tipo un paio di volte. E l'idea invece di averlo quasi completamente a dungeon mi affascina molto. Cioè, secondo me ogni tanto spezzano troppo, cioè sono troppo lunghe. Intanto ci sono stati, cioè tipo stato, che cos'era, agosto? Abbiamo fatto agosto completamente, cioè 30 giorni di eventi sociali. Quello... Mi sa che ci abbiamo messo 2 live per finire agosto. Quello forse è stato un pochino esagerato. No, ma allora ci sta perché ti fa interessare i personaggi. Il problema è che ti rifanno lo spiegone, Cesare. Cioè, una volta che mi hai detto una cosa, è inutile che me la ripeti. Cioè, che me la ripeti 10 volte. Cioè, ripetimela dopo un po', ma 10 volte no. Un pochino troppo. Tattarattattan. Sate. Via. Mm.
poi col, in mezzo agli spiegoni ogni tanto ci mettono anche informazioni nuove, quindi neanche a dire che li skippi. Tattarattattan. Ah, sempre quella, ragazzi. Niente, troviamo sempre oggetti deboli. Niente da fare. Sempre gli stessi, poi. Cioè, ok, li vendiamo. Però... cioè, preferirei trovare oggetti differenti. Poi questa cosa che le uccidiamo sul colpo, no, non ci fanno prendere soldi. Questo life jacket 179. Niente di che. Oggetti? No. Rip. Ok. Cavolo, questa è lunga, ragazzi. Perché son 16 livelli questa zona. Non me l'aspettavo. Questa zona son 16 livelli. Bella lunghetta rispetto alle altre. Mi sa che così lunga non l'abbiamo mai trovata. Sono piccoli i livelli, è vero. Veramente mi aspettavo anche un cambio di scenario, invece è uguale alla sezione precedente. Completamente identica. Cioè, come aspetto, con le... con i binari fatti con le ossa. Beh, me l'aspettavo che diventasse ancora più distorta. Invece... cioè, tipo, che ne so, facce che escono dai muri. C'è gente che urla e si dispera. Barili fatti di pelle umana. Qualcosa del genere, insomma. Qualcosa tranquille. Giovanni Duca, buongiornissimo, ben arrivato, come la va? Come hai passato queste feste, Giovanni Duca? Tan 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 tara tan tan taran tan tan tara. Mangiato troppo, giovane Duca. Troppo, troppo, troppo. Veramente tanto. Ho straesagerato con il cibo. Veramente straesagerato.
Dove sta? Ah, eccola. Però troppo cibo. Lenta. Ma cioè, mi stava spostando, ma taratta. Ah, se vi state chiedendo perché non la attacco io, perché l'altra volta l'abbiamo attaccata e ha fatto due azioni invece di una. Dato che non me la voglio rischiare, aspetto che mi attacchi lei. No, non lo so perché. Vabbè ragazzi, se continua a scomparire ogni tanto, ma la tosse questa mattina no, non mi abbandona proprio. Hai mangiato molto te, giovane Luca? Tatta. Bravo, giovane Duca. Così avrei dovuto fare anch'io, però oramai è troppo tardi. Oramai il danno l'ho fatto. È casuale, Cesare, ci sto dicendo male questa volta. Dannazione. Stavolta ci sta dicendo molto male. Cavolo. Niente, non molla. Dannata Reaper. Ma chissà quanti punti ferita ha Cesare. Cioè magari ci stiamo 40 minuti come per i boss. Poi i boss su questo gioco non sono mai da sottovalutare, cioè ti fanno un critico, cioè c'è possibilità che ti uccidono subito. Ok,
Poi non so neanche che attacchi fa. Eccola. E che ci morto? Mi ero dimenticato di dirlo. Oh, quella dobbiamo farla lavare. Magari è un'armatura decente, ragazzi. Ah, King Frost. Però gli togliamo poco comunque. Passataro. Tesori per Mal. Ah dai, Narciso. Cioè, ci stiamo riempendo di persone che già abbiamo. Che fregatura. Un'altra armatura da identificare. Ah, questo però è... Ma non ce l'ho uno per colpire tutti. Come la Wakawa. Dopo gli faccio lavare tutto, cioè facciamo anche fare un massaggio. Taratta. Ok. Abbiamo visto tutto qua? No, manca quella parte là sopra. Le vedo tutte, ragazzi, per fare un pochino più di soldi, così almeno poi possiamo fare tutto. Abbiamo bisogno veramente di tantissimi soldi. Ecco, già siamo al completo di maschere. Queste mi sa che l'abbiamo, vero? è stato un attimo. È stato veramente un attimo. Ok. Cioè, oramai, ragazzi, cioè le stat delle persone mi sa che sono sopra le stelle. Infatti non lo so se conviene arrivare a livello, cioè fermiamoci a livello 95 tipo, ragazzi, che ci arriviamo a fare al 99?
Cioè, ci possiamo anche arrivare, però... Boh. Anche perché mi sa che dal 95 al 99 no, non ce la facciamo neanche. Perché ho visto che la Reaper adesso ci dà tipo 3 livelli. Quindi mi sa che dal 95 al 99 ce ne darà 2. Credo. È vero che non ci mette niente a spawnare, però se ci capita una serie sfortunata come prima, ci mettiamo un pochino per far ricomparire il debuff. C'è un trofeo per arrivare a livello 99? Vabbè, ma tanto sto tipo al 50% sul gioco. Io non lo so quali altri trofei ci sono. Mi sa che ce ne sono tantissimi, Cesare. Cioè, mi sa che alcuni sono legati anche tipo ai minigiochi. Tipo, che ne so, quello del baseball, che noi abbiamo fatto tipo 2 volte. Credo. Taratara, taratara. Potevano mettere però una radio qua nei Memento, sai che cambiavi canzone e ti sentivi quella che ti pareva. No. Sarebbe stata carina. Parlando di sfortuna. Tattaratatta. Avanti, fai la brava. Senti, prenditi subito Despair, perché qua no, non abbiamo tempo da perdere. Avanti. No, rip Despair. Dai. Su, fai la brava. Ah, che sfortuna. Tattaratatta. Cioè, per esempio io volevo il trofeo con la testa di Akechi mozzata, tipo, con la testa di Akechi con un proiettile in fronte. Quello sarebbe stato un bel trofeo. Sarebbe stato carino averlo come sfondo della play. E più che altro ha un gilione di punti ferita, ragazzi. Sì, no, adesso ci dà 2 livelli a botta, Cesare. Pollentina. È un pochino lentina. Cioè la dovremmo... E secondo me forse dopo il 95 ce ne dà uno a botta.
buttali via. No, no, è vero, hai ragione. Sì, siamo cultori del maiale, Cesare, non si butta niente. Non si butta niente. Vediamo, dai, vediamo. Cioè, con i livelli che dobbiamo ancora esplorare ce la facciamo. Perché ne dobbiamo ancora fare 4 per arrivare alla fine di questo memento. E dobbiamo ancora trovare oltretutto il bersaglio, che anche quello dovrebbe darci un bel po' di esperienza. Non 72.000, però. Per fortuna che sono molto piccoli. Un'altra rest area. Ok. Allora, andiamo a ripotenziare e ributtare via i vecchi. Le vecchie persona. No. Potenziamo Gabriel con Narciso. Facciamo un po' di spazi. Ah, potevo prima vedere se potevo fonder per persona nuove. Energy drop. No. Beh, vediamo un attimo. Tipo King Frost con Dakini e ne facciamo uno nuovo. Ma che carino questo. Ma che carino. È tipo un robot mosca volante. È tipo un supereroe. Carino. E Mel Chernobog. Ah, è questo Chernobog. Gli diamo Hama Boost, Megaton Raid e Buffo Dine. Carino. Fear Boost lo mettiamo al posto di Modon. Di Megaton Raid. Ok. Chernobog con Cerberus. E gli diamo. E Agidine. Ah, ma c'è anche un minion. Non me l'aspettavo. E abbiamo finito.
Possiamo potenziare Bugs con Nebiros. Tanto per farci spazio. Chissà quanta percento secondo me saremmo arrivati poi al 65% di persone. Fear Boost, però tanto non ci serve con lui. Beh, vediamo un attimo. Secondo me saremo intorno al 65%. 66. Cioè siamo poco sopra la metà. Ma quante cavolo di summon ci sono? Cioè, secondo me a questo punto ci sarà anche il trofeo per averli tutte al 100%. Ma come fai a farle? Cioè, è praticamente impossibile con la guida. No, ma io ho un sito dove ti dice... quali ti servono per fare determinati miscugli. Però, cioè... Anche perché... Sulla lista ti compaiono solo se ce l'hai già nell'inventario. Quindi è... Cioè, quando abbiamo iniziato il gioco ho provato a farle da solo, ma cioè, è impossibile. Cioè, non è che è impossibile, ma ci perdi talmente tanto tempo che... Cioè, più che altro tanto tempo e tanti soldi, quindi devi star sempre là a ricaricare per non spendere i soldi per capire quale ti serve. Tanto di cappello a quelli che hanno scritto la guida. Veramente. Veramente, veramente tanto di cappello a chi si è messo là a scrivere la guida. Ma... Perché esiste anche una guida ufficiale, cioè fatta dagli sviluppatori? Perché altrimenti, cioè, veramente, cioè, una pazienza... Ma perché dici che non ce ne sono nuovi? Cioè, sono sempre gli stessi riusati? Beh, penso che mano a mano si sarà ingrandita la lista. Però per fare quello, anche per fare quello nuovo devi sapere con chi mischiarlo. Cioè, comunque ci vuole. Tan 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 tan. Ah, dice che quelli dei personaggi sono quelli classici. Alu, buongiornissimo, ben arrivato. Come la va? Lu, tutto bene? Mica sto farmando la Reaper. Chi te l'ha detto che sto farmando la Reaper? Chi ti ha dato questa falsa notizia? Chi ti ha dato questa falsa notizia?
È una notizia falsissima. Sate. Io sto qui solo per fare soldi. Sto farmando soldi. A noi ci piace la Reaper con le patate al forno. La Reaper al forno con le patate. La prostata di Reaper. Tarattatta. Sate. Ok, serie sfortunata, ragazzi. Serie molto sfortunata. Sate. No, non è vero, Alo, non gli dà retta a Cesare. No, non gli dà retta, esagera sempre. Lo sai che Cesare è esagerato? Ce li ho questi. Ok. Più che altro mi servono tanti di indie, Alo. Veramente tanti di indie. Solo che no, non me li dà. No, non mi dai soldi. Qua è chiuso, di qua? Ah, di qua è chiuso. E
aspetta, mi ricordo. Ok. Ah, vabbè, ma anche noi siamo di livello 70. Vabbè, lo posso fare con. Ma io più che altro lo stavo facendo veramente per le summon. E così no, non le pago di più, perché sennò mi sarei dovuto mettere a farmare tutti i soldi. No, 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 ho fatto livelli. No, no. State mentendo spudoratamente, ragazzi. Siete dei mentitori. Ma. Beh, ho capito, va. Qua è. Fermi, 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 fermi. State facendo il panico. Mi state buttando oggetti via. Ma che cavolo. Cioè. Veramente, mi ha buttato via tipo tre oggetti. Che adesso mi dovrò anche ricomprare. Dannati. Ah, ok, manca quella parte là. Ma sono le 11:40, perché io a mezzogiorno volevo fare. Volevo sparare un po' di gente, ragazzi. Mi sono fatto un po' troppo. Mi sono fatto trasportare un pochino troppo da. Dai Memento. Adesso la facciamo, Cesare. Sperando di aver fatto un bel po' di soldi. Oh, c'è sta. No, niente, sempre le stesse armi, ragazzi. Che fregatura. Veramente. Tu sei pronto per sparare, Alu? Preso i carciofi questa mattina? Che sono un po' come le uova fresche, no? Aiutano a carburare. No! Ma come sono finiti? No, Alu, come fai? Cioè. Ma non mi fido della tua mira se non hai mangiato carciofi. Perché lo sai che una delle capacità primarie del carciofo è quello di farti vedere tutto al rallentatore, no? Tipo quando sali in ascensore, premi secondo piano, poi dopo 3 secondi fai: uè! Sono 10 minuti che sto dentro questo ascensore, lento però!
Dici che bullet time per Halo. Chissà perché quello ha il piede al posto della testa. Dov'è? Dov'è sponata? Dov'è? Ah, eccola. Taratan tan. Oh! Eh sì, Yoshi, finalmente. Niente, inizia a dare un livello a Reaper, ragazzi. Comunque mi sa che... No, non ci serve più perché... Mi sa che l'ultima summon è tipo di livello 92. 92-93. Quindi mi sa che comunque sia no, non paghiamo. No, non paghiamo di più adesso. Esagerato. No, non togliamo mica così tanto. Però c'è da dire Alu che di solito è una cosa che faccio quasi sempre, cioè di solito arrivo sempre agli ultimi boss con qualche livello in più. Specialmente sui giochi di ruolo. Cioè dove posso farmare io... Farmo, perché mi diverto, mi rilasso. Appena capiterà un Final Fantasy nuovo vi farò vedere. C'è da dire però che di solito vi faccio anche sempre tutti i boss opzionali, segreti e via dicendo. Quindi comunque sia ci sarei arrivato. Cioè, tolto questo. Diciamo, to tolta questa scorciatoia, mi sarei messo a farmare il memento per i soldi. Magari non l'avrei fatto online perché. Ma ci stiamo, veramente. Tarantanta. Di solito Netflix aiuta molto. E... No, no, è un'osservazione, era un'osservazione giustissima, Alo. Tan tan tara tan tan tara. Difatti, la cosa che possiamo fare, ragazzi, se ne abbiamo occasione la prossima volta, la prossima
prossimo stream, che ci metteremo molto probabilmente a fare le summon, quelli di altissimo... di altissimo livello. Cioè, ci andiamo ad affrontare la Reaper normalmente. Cioè, l'unica mia paura, ragazzi, è che sarà uno di quegli scontri tipo da un'ora. Perché gli togliamo veramente poco, comunque sia. Voglio vedere un attimo con qualche magia quanto gli tolgo alla Reaper. Tipo adesso, appena la becchiamo in Despair, gli provo a fare un paio di magie giusto per vedere quanto gli togliamo. Però ho visto che con gli attacchi invece di 300 gli togliamo 20. Quindi... secondo me è uno di quei combattimenti che dura tanto perché ci avrà tipo il 90% di riduzione al danno. Quindi serviranno tanti oggetti. E soprattutto bisogna scoprire che tipo di attacchi fa per mettersi le difese. Ma guarda, l'unica cosa che ho notato, Alu, è che se la attacco io fa due turni. Cioè fa due azioni ogni suo turno. Se ti fai attaccare ne fa uno, non ho capito perché. Cioè... un po' così. Avanti. Tu, fai la brava. No, eh. No, non fa la brava. No, non è collaborativa, ragazzi. Tattaratatta. No, non è collaborativa. Infatti mi sa che in questi ultimi giorni, Alu, mi conviene potenziare Yusuke e farmi una persona con tutte immunità. Quasi tutte immunità, magari quella ai proiettile la posso anche saltare, tanto... cioè, mi sa che forse solo una... solo un nemico mi ha fatto un attacco speciale con i proiettili una volta, mi sa. Sai che quello è stato l'unico. Ma io non ho capito, ma i livelli dei Confident te li porta in Energy Plus? Perché altrimenti non si può in una partita sola portarli tutti a 10. Come cavolo fai? Cioè, forse ignorando completamente Memento. Però non basta neanche i regali. Tanto no, non penso di farlo. Cioè,
Non so se ci sono scontri aggiuntivi in New Game Plus. Beh, vediamo un attimo, ragazzi, scusate, sono curioso. Tolgo 168, ragazzi. No, vabbè. Ce la dovremmo fare. Dovrebbe essere fattibile, ragazzi. Gli abbiamo tolto tipo un decimo di energia con un tu. Quindi 10 turni dovremmo riuscirla a buttare giù. No, ma io dicevo per il... Cioè, non so se c'è un trofeo legato ai Confident se li porti tutti a livello 10. Però credo che di riuscirci a... Questo è quello di difficoltà S, ragazzi. Vediamo un po'. Ma... Vediamo in che cosa si trasforma. Ragazzi, ma ha una forma un po' discutibile la sua testa. Ma... Cioè... È un po' discutibile, ragazzi. Cioè... veramente... Ah, cavolo, il fuoco lo cura. Ok. Grande end. Mila? Che te non hai visto la quanti danni fa Enna, Lu? È veramente esagerata. La veste immortale. Vediamo un po' com'è.
Oh, 304. 304. Esagerato. Ok. Beh, direi che ci siamo. Allora, io ragazzi salvo qua e continuiamo domani mattina, così vediamo se magari domani mattina ci va di arrivare al livello 99 oppure facciamo direttamente le fusioni qua. Vediamo. C'è anche Tenkar che fa più più. Ah, si è messo a giocare anche lui a PUBG. Ci sono nuovi eventi per For Honor, ragazzi. Va bene, datemi 5 minuti. Ecco, è giusto il tempo di prendermi una pausetta e di... e di preparare il gioco. E poi... che ci facciamo qualche sparatoria. Ci vediamo tra pochissimo.